Buonasera a tutti quanti voi. Ciao Eccolo là! Massimo. Ma dove sei? Che Ma bello, non dove lo sei? so, non lo so. Da quando tutti mi avete votato, mi avete fatto così, mi avete eletto, queste votazioni sono state talmente incredibili che io mi sono Esatto. trasferito a Honolulu. Cioè, quindi sono qui a Honolulu, Honolulu bravo, a bravo. parlarvi in diretta. No, a parte gli scherzi, sono in questo momento di passaggio a Pregene, perché sono venuto a trovare un po' di amici che non mi svelo, perché sono poi venuti tutti a trovarli qui perché vivono qui, Esatto, amici esatto. musicisti, ma nello stesso tempo sono qui a Roma perché ho fatto una conferenza stampa per uno spettacolo che porterò in giro quest'inverno. Beh, sei già proiettato all'inverno. Intanto c'è un'estate che ancora è bella rock e tu sei già proiettato all'inverno. E sono proiettato all'inverno perché tu devi sapere che io ragiono per già, cioè, ho già chiuso il È vero, 2023. è Massimo, però vero, è vero, è visto che è vero. ufficializzata la cosa stamane appunto al Teatro Parioli, abbiamo fatto la conferenza stampa, ve la dico in anteprimo, sei il Dai! primo con cui parlo. Allora sarò 2 mesi in tour nei teatri di tutta Italia, compreso il Parioli, ma poi Bologna, Torino, tanti altri teatri giganti, con lo spettacolo che si intitolava semplicemente Fred, dedicato alla vita di Fred Buscaglione. Ah, beh, ma chi meglio di Chi te se non poteva. io poteva fare una Esatto! cosa del genere? Stavo per dirlo, ma chi meglio di Ferroi poteva interpretare il racconto di Fred Buscaglione? Senti, bello, è un bel periodo. Oh, Roy, è un bel periodo, dai, sei diventato papà Sono da l'uomo più pochi. felice del mondo, fratello, l'uomo E più arriva. felice del mondo, perché non immaginavo, cioè immaginavo che i miei supporter, i miei aficionados, i miei fan, chiamiamoli come vogliamo, mi aspettassero, mi attendessero al varco dopo tanti anni di silenzio, ma non potevo assolutamente prevedere che mi arrivasse così una botta di Una vita così bomba. tanta. Abbiamo toccato quota 1 milione su Instagram di view, 1 milione su TikTok e siamo su Spotify che stiamo accelerando i tempi. Siamo passati solamente ancora 3 giorni e stiamo facendo dei numeri davvero, davvero incredibili. Quindi sono iper mega contento e vorrei ancora una volta dire a tutti grazie. Grazie perché senza di voi gli artisti non sarebbero assolutamente nulla. Quindi vi ringrazio dal profondo del cuore. Allora, raccontiamolo, è uscito il nuovo singolo di Roy, che è una bomba. Io devo dire la verità, non me l'aspettavo, perché Happy Times, e vi faccio vedere la copertina, è un disco che raccoglie tante sonorità nuove rispetto al mondo di Roy, in qualche maniera. C'è di tutto, è veramente contemporaneo al 99%. E chi mi conosce sa bene che io in 20 anni di casa militare non ho dato pacchi, vi dico andatelo ad ascoltare, scaricatelo, compratelo, c'è il video che in soli 3 giorni, poco meno di 3 giorni, ha superato le 350.000 visualizzazioni, sono numeri enormi. Ma com'è nato questo Happy Times? È una contaminazione pazzesca, Roy, stiamo vedendo intanto alcune immagini del video. È una contaminazione pazzesca perché sono stato tutti questi anni a decidere se definitivamente girare, come si dice, voltare pagina o ristrutturare quello che ho fatto prima. Lo dico con molta sincerità. Mio padre mi ha sempre insegnato che quando c'è una cosa troppo vecchia è meglio buttare giù tutto da buon muratore e rifarla da capo. E io ho fatto semplicemente questo. Ho pensato che dopo 25 anni il mio gruppo Aretusca sia arrivato ad un punto ben preciso. Oltre a quello non potevo andare, avevo bisogno di nuova linfa vitale, avevo bisogno di cambiare tutto quello che in quel momento avevo tra le mani per poter realizzare il nuovo progetto. Happy Times è un appetizer, è solamente il primo antipasto a quello che sarà un disco davvero incredibile, almeno per me. Ho sfidato tutte le critiche, perché tuttora mi arrivano, perché mi dicono: ah, però Roy Paci canta sempre in spagnolo, ha una facilitazione per cantare in spagnolo perché è modaiolo, ma non è vero un tubo. Cioè, io ho vissuto talmente tanto i paesi sudamericani e anche la Spagna che effettivamente mi sento mezzo latino. Poi sono uno di quegli elementi che da sempre ha lavorato, anzi, il primo in assoluto. Musicista, scusate la presunzione di aver lavorato e aver plasmato la materia latina in Italia. Di cosa vogliamo parlare ancora?
Sì, no, io a coloro che criticano dico sempre: provate a fare voi lo 0,1% di quello che ha fatto chi ha fatto e poi ne parliamo. Poi, al netto del fatto che viviamo in un mondo globalizzato, puoi cantare pure in latino, in greco, ma che te frega, basta che canti e lo fai bene. E poi il pubblico, quando, cioè, io dico sempre: vince il pubblico. Sono usciti po da pochi giorni, è uscito Happy Times, è un successo pazzesco. Io l'ho sentita alla radio, ho visto il video che stiamo vedendo, non posso mettere l'audio per motivi editoriali, però devo dire che è una bomba. Cioè, poi le critiche, ma chi se ne importa? Senti, Roy, ma ho visto anche che ti diverti a ballare in questo video, eh. Sì, sto prendendo lezioni da questa, cioè adesso ho deciso di andare a prendere lezioni da questa maestra che è la testa di questo compagnia di ah, una cosa voglio dirtela, Massimo, Sì, voglio vai, Roy. sottolinearlo con il rosso proprio pesante come facevano le maestre a scuole elementari. Ho realizzato per la prima volta con molto anche coraggio, io mi sono fidato, tutto il videoclip con gente del territorio. Te l'avevo detto che Lo io stavo so, stavo per lavorando dirlo, stavo per dirlo, stavo per dirlo. soprattutto con le maestranze del territorio. Io sono iper mega contento perché siamo riusciti a realizzare una roba a livello molto alto con una realtà territoriale che si chiama Atom, che sono ragazzi giovani che fanno Come no? videoclip, fanno tante cose e sono riuscito a Manfredi? realizzarlo con questa. Come? Con Manfredi, con Correnti, alla Sì, con regia. Manfredi, Sì, con ho capito. Borsellino, con tanti altri, con Riccardo, ma sono riuscito poi a coinvolgere questa compagnia di ballo che magari qualcuno a Palermo, piuttosto che lamentarsi sempre delle strade e di tante altre cazzate, si dovrebbe un attimo informare. Questa è una compagnia di ballo pazzesca che ha vinto un sacco di trofei in Italia e in Europa e sono danzatori e danzatrici palermitane, le Warrior Dancing Crew. Stiamo Wow. attenti che questi sono davvero una bandiera dovremmo vantarcene tutti, sono davvero incredibili queste ragazze, questi ragazzi. E tutti mi stanno chiamando, tutti, io ti parlo di maestri e professionisti del campo del balletto, soprattutto moderno e urban, mi stanno chiamando dicendo: ma chi sono questi ragazzi? Mi ha chiamato gente che fa le coreografie per Sanremo, quelli che hanno fatto i lavori anche all'Eurovision per mio fratello Sì. Antonio Diodato, tutti contenti e io sono doppiamente orgoglioso quando poi gli rispondo: sono di Palermo, sono ragazzi e ragazzi siciliani giovanissimi. Roy, senti, quando ho sentito Happy Time per la prima volta, ho detto: se Roy avesse fatto sentire questo pezzo a Lorenzo Giovanotti, Lorenzo gliel'avrebbe rubato senza battere ciglio. Però hai fatto bene a non farglielo sentire, perché il pezzo è proprio cucito sulle tue corde, proprio è lì. Sì, no, in effetti non gli faccio sentire più nulla a Lorenzo perché si ruba tutto quello. Non gli faccio sentire più niente. Dal momento che abbiamo già lavorato insieme, abbiamo scritto insieme Lo Bonjour Bahia, so, uno dei miei l'ho pezzi di mio. citato proprio Al per momento non gli faccio quello. sentire più nulla. Anzi, l'anno prossimo faccio io il Roy Beach Party. Esatto. Ma sono contento che sta viaggiando, soprattutto il brano, in tutta una serie di percorsi, di corridoi che non sono necessariamente quelli là delle radio. Diceva bene Salmo un po' di tempo fa: a me non me ne frega un tubo se le radio non mi passano perché sono magari risulto un po' cattivo, un po' ostico. Perché comunque, se la cosa funziona, viaggia lo stesso. Sono E quindi d'accordo. devo dirti la verità: a parte qualche rara eccezione, le cose che vanno alla radio, state attenti che non sono necessariamente quelle che poi funzionano di più in giro. Perché sono poi i numeri che contano sul territorio, sul terreno, su quello che poi è la vita di noi musicisti. E quello che sta accadendo, devo dirvi che è incredibile, proprio incredibile. Sono davvero contento di dire l'abbiamo fatto. Scusami se sto diventando super campanilista, No, ma no, l'abbiamo no, fatto no. a Palermo, tutta nata a Palermo. No, devo dire una cosa, lo dico perché mi esprimo raramente rispetto a questo, però lo faccio al netto del mio rapporto d'amicizia con te. In questo momento ci sono due artisti siciliani che ho particolarmente a cuore. Siete tu ed Angelo Duro. Perché lo dico? Perché tu ed Angelo siete fuori dagli schemi. Cioè, Angela ad un certo punto, nel massimo splendore della sua carriera, molla le Iene, molla tutto, non va più in TV, riempie i teatri e la televisione lo cerca e lui dice di no. Roy non è che l'abbiamo visto, a parte Sanremo, che chiaramente è il tempio della musica leggera italiana, no? Sanremo
sei fuori in qualche maniera dal mainstream, mi capisci, degli schemi. Ed Happy Times lo è, e hai ragione tu quando citi Salmo dicendo: ma chi se ne frega delle radio, perché poi se il pezzo è bello c'è un mondo che lo segue. Tu ed Angelo Duro siete esattamente questo per me. Ma sì, guarda, anch'io ho mollato la TV, sai Lo benissimo, so. più di altri, Massimo, che ho fatto per anni il direttore artistico di un programma che faceva il 34% di share a Sì, puntata, che era Zelig, e lo facevo esatto. da musicista, e lo facevo cantando le mie canzoni, non le cover, le canzoni tra l'altro molte in siciliano. Ma ad un certo Esatto. punto bisogna cambiare, ad un certo punto bisogna veramente far contenta l'anima, che è un'anima continua, in continua evoluzione. Dobbiamo seguire quello che è il flusso creativo delle nostre cose. Quindi non necessariamente faccio continuamente televisione, non necessariamente devo fare tutti gli anni trasmissioni televisive che mi facciano lì presenziare per mantenere viva la mia figura. La mia figura la mantengo viva anche per strada. Stamattina sono passato, avevo la tromba al tracollo, ho suonato con dei musicisti che erano in strada a Roma vicino a Piazza del Popolo, erano iper mega contenti, e tra l'altro hanno fatto anche la mossa di dividere il gruzzoletto che hanno recuperato in quella mezz'oretta insieme a Dai, me. Io ho che detto: ma bello. cosa cazzo fa? Cioè, ma cosa dite? Cioè, prendetevi tutto. Nello Fantastico. stesso tempo sono contento veramente di seguire quello che è più il mio istinto naturale. E non è detto che io quest'anno possa ritornare anche a fare Sanremo, non è detto che prossimamente possa Certo. spuntare anche una roba televisiva come in prima serata, come vorrei tanto io, magari che la conduco io. Cioè, tutto, mi sono arrivate proposte anche dalle televisioni, diciamo, digitali. In questo periodo era arrivata la proposta del teatro. Ho accettato la regia di questo spettacolo e del grande Arturo Brachetti, e quindi non potevo non accettare. È una cosa che mi piaceva tanto fare e la faccio. Ma nel frattempo coltivo anche il disco, perché il disco, proprio subito dopo la tournée teatrale, uscirà appunto verso febbraio-marzo completo. Ho raccolto tanti pezzi, ci sono 16 brani, ma tornerò da te a presentarlo dignitosamente. Al tutto questo, sappiate che riesce anche a fare figli. Sì, faccio anche figli, faccio anche quello. Senti, sei carico a pallettoni, sono felice di questa. Allora, rivediamo la copertina, si chiama Happy Times. Allora, ragazzi, è un'esplosione di gioia, di vitalità, è un disco che vi consiglio di ascoltare, lo trovate su tutte le piattaforme. Il video è già carico su appunto YouTube, un video molto bello, tutto made in Palermo con Atom e con Maria Correnti, Marco Maria Correnti alla regia, che aveva già delle collaborazioni con i Sansoni, con i Soldi Spicci, adesso nel suo curriculum potrà annoverare il nome di Roy Paci. Oh Roy, noi ci vediamo prestissimo, ti faccio tanti tanti in bocca al lupo, viva Roy Paci e la sua tromba e la sua musica che è un'esplosione di vita. Grazie. Happy Times a te, fratello, te lo meriti sempre, in ogni momento. Ci Grazie. vediamo presto a tutti. Ciao Grazie a bello tutti. mio. Ciao maestro, Dio ti benedica. Un abbraccio a Roy Paci e Happy Times, andatelo a cercare. Ciao maestro, ti voglio bene. Grande Roy Paci.